questo nel canale Casa Superstar. Allora, a me piace da impazzire quando apro la porta di casa e sento profumo, o comunque se non sento profumo mi piace avere la percezione di casa fresca. Anche quando sto in casa per uno o due giorni, a me piace proprio avere la casa sempre fresca e in ordine. Tu considera una cosa, io sono una disordinata cronica, io ho proprio disordine nel DNA. Infatti quando mi sono sposata tutti pensavano che casa mia sarebbe stato un grande macello, ma proprio cose accavallate e accatastate. Forse un po' per riscatto, forse perché negli spazi comuni, quindi tutta la casa fondamentalmente, mi piace quando apro la porta e vedo casa proprio sgombera, libera. Ho dato vita a una mia routine. Questa routine ovviamente negli anni ha avuto delle modifiche, ora ne parliamo, ma prima facevo delle cose, adesso in realtà da 5-6 anni, forse un po' da quando abito in questa casa, ho cambiato totalmente le mie abitudini e mi trovo bene con il metodo che io applico. Tenere in ordine e fresca la casa, ti posso assicurare che è più facile di quello che tu possa pensare. Io mi sono data, diciamo, 3 regole se ci penso, e seguo queste 3 regole. Pochi suppellettili e pochi ninnoli in giro. Se io tengo poche cose in giro, e quindi non ho scaffali stracolmi di cose tranne la libreria dove ci sono tutti i libri, se io tengo poche cose in giro, automaticamente mi viene pure molto più facile spolverare. Io prendo l'oggetto, passo il panno, l'ho spolverato e mi sono sbrigata. Quando un po' di tempo fa siamo venuti a abitare in questa casa, io mi ricordo che c'era tutto una parte del salone era stracolma di cose, mi piaceva da morire, però obiettivamente spolverare per me era antipatico e io sinceramente non avevo poi, anche ora non è che io abbia tutto questo grandissimo tempo per mettermi a spolverare ninnolo per ninnolo. Tengo sempre qualche cosa in giro anche perché mi piace, non sono una minimalista, mi piace avere qualche cosa sul tavolo del salone, sul tavolino, in giro per la cucina, mi piace, sennò poi diventa tipo casa cartolina e quello non va a me. Però se tengo pochi ninnoli è molto più pratico e veloce spolverare. Provare per credere. Io ormai da diversi anni rinfresco la casa quotidianamente. Allora, con quotidianamente io ti dico che se salto un giorno non casca il mondo, anche se salto 2 giorni non casca il mondo. Quando io quella volta alla settimana invece poi faccio le pulizie approfondite, in realtà risparmio tempo perché la casa non è mai sporca. In passato io facevo una stanza al giorno, vale a dire i bagni il lunedì, per esempio, il salone il martedì, da cima a fondo, però sostanzialmente io non avevo, ma cioè io avevo quelle stanze che erano pulite il giorno in cui le facevo, il giorno dopo non erano più pulite perché io poi, cioè facevo per esempio, pulivo il salone e lo accantonavo per il resto della settimana. Questo è un metodo che in tanti fanno perché era un metodo che io ho adottato, rubacchiato tra virgolette a una mia amica che si era sposata qualche anno prima di me e mi ha detto se tu fai così, all'inizio facevo così, però ti devo dire che invece spolverando tutti i giorni, rinfrescando tutti i giorni sicuramente è meglio, o almeno per quanto mi riguarda, per le mie abitudini io mi trovo meglio così. Ogni cosa deve avere il proprio posto, niente in giro a casaccio. Io sono una mentalmente così, cosa in giro a caso, no, io mi sono imposta di dare ad ogni cosa un proprio posto. Chi come me è una disordinata cronica nell'anima dirà sì vabbè è facile a dirlo, no si ci riesce, perché guarda io sono veramente molto disordinata. Usi qualche cosa, subito sai dove andarla a riposizionare. Se non dai un posto a qualsiasi cosa e diventa un caos. I trucchi per esempio, gli accessori, collane, collanine, ogni cosa ha un suo posto. È molto più facile tenere tutto in ordine e pulire. Provare per credere. La prima cosa che faccio al mattino solitamente quando comincio questa mia routine è aprire tende e finestre. Io faccio prendere aria alla casa, anche se fuori fa freddo io lo faccio. Mio marito si lamenta quando è in casa al mattino, ma io faccio prendere aria alla casa. La stessa cosa faccio con il letto, io lo scoperchio completamente prima di rifarlo e faccio prendere aria al letto. Ovviamente ogni mattina io rifaccio il letto, mi dà più senso di ordine quando rientro in camera da letto, magari quando torno a casa e mi cambio perché metto la tutta per stare in casa, mi dà proprio senso di ordine e di pulizia. Carico lavastoviglie, non lascio niente dentro il lavello, niente. Non critico chi lo fa, chi accatasta stoviglie per tutta la giornata nel lavandino e poi carica la lavastoviglie. Io non critico chi lo fa assolutamente, ognuno ha le proprie abitudini. A me non piace, io preferisco avere il lavello sempre vuoto e in ordine, sempre per una questione di occhio. Sai, quando l'ambiente che ci circonda è un ambiente ordinato, pulito, fresco, luminoso, sicuramente anche il nostro stato d'animo
l'animo cambia, quindi io preferisco fare in questo modo. Io mi regolo in questo così e mi sta bene. Quando non avevo la lavastoviglie e quindi dovevo lavare tutto quanto a mano, facevo la stessa antica cosa. Io sporcavo una tazzina, lavavo immediatamente la tazzina e immediatamente la mettevo a posto. Hai presente le goccioline d'acqua che ci sono nel lavello quando sciacqui le cose, soprattutto se come me hai il lavello in acciaio? Un panno di tipo ballerina raccolgo il grosso dell'acqua, che ovviamente è schizzato ovunque. Dopodiché, con un panno in microfibra che ho preso al Lidl, ti lascio la scheda informativa che trovi da questa parte più o meno, non lo so neanche io, qua vicino c'è una i clicchi, c'è un video che ho caricato la settimana scorsa dove ti mostro degli accessori. Bene, ti mostro dei panni che ho preso al Lidl, sono verde acqua. Io questi panni li trovo eccezionali. In questo caso uso questo panno per asciugare il lavandino, il lavello, quello che ho io in acciaio, e lo lucida anche. Io passo l'anticalcare, però ovviamente non lo passo ogni giorno più volte al giorno. Usando questo panno io riesco ad asciugare e mantenere sempre lucido il mio lavello. Io mi trovo molto bene con questi panni, ti devo dire la verità, costano veramente poco, non solo fanno il loro lavoro, lo fanno pure alla grande, quindi io te li straconsiglio. Te li consiglio pure per un'altra cosa, ma ora ci arriviamo. Al mattino io spolvero tutto. Questa è una cosa che mi ha tramandato mia nonna. Mia nonna tutte le mattine spolverava. Io, secondo me, certe volte guardo ed evito perché dicono effettivamente non c'è bisogno, allora salto. Ma mia nonna spolverava pure quando non c'era bisogno. Io la mattina spolvero. Utilizzo, in questo caso sto utilizzando in questo periodo un pronto per superfici moderne, se non sbaglio, quello antistatico antipolvere. Utilizzo un altro tipo di panno in microfibra, sempre preso al Lidl, sempre preso multipack a niente, e anche questi te li straconsiglio, e ti ho parlato anche di questi panni nel video di sabato scorso. Io utilizzo questo panno, non spruzzo direttamente il pronto sui mobili, bensì sul panno. Dopodiché, con il panno leggermente umido di pronto, spolvero una stanza. Man mano vado avanti in casa, di nuovo spruzzo il pronto sul panno e continuo a spolverare. Essendo sempre spolverata la casa, in realtà non è che si accumuli tutta questa grande polvere, quindi veramente io in 5 minuti ho fatto tutto. Per quanto riguarda la cucina, passo un panno bagnato di tipo ballerina sui piani da lavoro o sulla penisola dove noi mangiamo o accanto al lavello. Forse lo faccio tutte le mattine. Capito certe volte che io salti questo step in cucina di passare il panno sui piani da lavoro, diciamo. Ma poi lo faccio la sera, è una cosa che io faccio tutti i giorni, infatti. Ma in questo modo è sempre tutto molto velocissimo, ecco. Per quanto riguarda il pavimento, io passo lo scopettone in microfibra. Quante volte ho detto microfibra in questo video io, eh? Passo lo scopettone in microfibra in tutta la casa. Così levo, ragazzi, ricordiamoci, io ho cani e gatti, quelle perdono pelo, Pepper adesso lei si sta facendo pure un pochettino la muta. In questo modo con lo scopettone io riesco a raccogliere i peli di cane e gatto per i video. Passo lo scopettone in tutta la casa, bagni compresi. Dopodiché vado al mio grande amore del periodo, che è questo scopettone qui che ho preso da casa nuova con lo spruzzino. Ne ho parlato sempre settimana scorsa, in questo video te lo faccio vedere meglio. Allora, sostanzialmente si sgancia il piccolo serbatoio. Lo si riempie di acqua. Io personalmente aggiungo veramente un goccio di detersivo, ma anche per dare un po' di profumo. Non emetto tantissimo detersivo, veramente poco, perché sennò si crea saponata per terra. Sai che con questo scopettone, che è molto facile da utilizzare, io riesco a tenere casa realmente fresca. Non ci vuole niente, è un gioco da ragazzi. Praticamente rimettendo il serbatoio si schiaccia la levetta che c'è ovviamente in cima al manico e spruzza l'acqua. La spruzza direttamente sul pavimento, dopodiché io passo questo scopettone esattamente come lo scopettone in microfibra e ho finito. Quando poi, quella volta a settimana, io faccio la pulizia, quella più approfondita, e sgrasso il pavimento, ti devo dire che da quando faccio così non c'è più bisogno di sgrassare poi più di tanto, perché in realtà il pavimento risulta essere pulito. Io lo vedo dall'acqua di scarto. L'acqua di scarto è sempre pulita, quindi ti devo dire che è stato veramente un ottimo acquisto. Costa 12 euro, l'ho preso da casa nuova, costa 12 euro, spesi benissimo. I bagni preferisco farli come pulizia approfondita almeno 2 volte alla settimana, quindi non ti parlo tanto dei bagni proprio per questo motivo. Ecco come io mantengo fresca, pulita, in ordine la mia casa. E credimi, è secondo me più difficile spiegarlo che farlo. Quando tutto è al proprio posto e lo fai diventare una routine, io credo di impiegare al mattino circa 20 minuti, forse anche 30, ma non credo di arrivare a 30. Vai, al mattino è qualche cosa, subito dopo aver fatto colazione, mi sono lavata, mi sono allenata,
allenata. Dopo il mio allenamento mattutino faccio sempre tutto questo ambaradan in casa e veramente in un quarto d'ora, 20 minuti riesco a mantenere fresca la casa. Considera che questo video è un video calibrato per una famiglia composta da due persone adulte e che io spesso e volentieri sono sola. E quindi di conseguenza questa è la mia routine. Spero che il mio video ti sia piaciuto, non dimenticare di lasciare un pollice in su se il mio video ti è piaciuto e aiuti anche il mio canale a crescere. Fai qualcosa di diverso durante la tua routine, sono curiosa di conoscere la routine di qualcun altro per aggiungere qualcosa alla mia di routine, vediamo se salto qualche cosa. Ovviamente per quel che riguarda vetri, tende e tutto il resto, quella è una storia a parte e ne parliamo fra qualche settimana. Spero che il mio video ti sia piaciuto, ci vediamo sabato prossimo con un nuovo video sabato in casa. È cominciato dicembre, prepariamo piatti natalizi. Ci vediamo martedì con una nuova video ricetta. Ciao!